Parliamo della sciarpa, un po' così di traverso. Ok, allora questa è la sciarpa, vedete? La sciarpa serve sempre, sì, si può sciarpare, si può ricavazzare, si può fare i sughi, si possono fare tante cose. È uno strumento perché non ha il trattore, è molto molto utile. Però per essere utile si deve adoperare spesso. Io l'adopero, eccola, quasi tutti i giorni. In particolare i manici diventano già belli che fatti, lisci. Questo non è un manico liscio, questo è un manico di nocciolo. Nocciolo. Delle piantine di nocciolo. Quindi il manico, se è liscio, la mano così, ci si fanno i calli, non circola il sangue. Invece dal momento che ha l'impugnatura così, tac, 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 mentre si sappia, andate così, la faccio vedere, una volta così, una volta qua, poi si sposta un po' avanti, qui abbiamo un piccolo nodo, quindi questo qua preme qui e fa dei massaggi e attiva la circolazione del sangue della mano. Sì, quindi si cambia posizione, la schiena, arde, bassa, arde, bassa, adesso vi faccio vedere. Vedi, io cambio spesso posizione, una volta così, così, così. Poi io ho la tecnica di l'impugnatura del manico lungo, più corto, e quindi la mano si sposta continuamente. Vedi, è come un massaggio. È vero che mi sento stanco, però il fisico rimane asciutto, atletico. Si torna con l'appetito a casa, si dorme, si digerisce, non si soffre di insonnia e soprattutto la zappa allontana i pensieri. A proposito, mo ci tengo una ragazzata, ecco. La botta, ecco. Ma qua ci sta parecchio da farci, eh. Oggi, domani, dopodomani. I della quando ce lavora, il lavoro non manca mai. Adesso facciamo riposare la zappa. Veramente più che riposare la zappa, mi riposo io. Oh, sentite pure i cani abbaiare. Quando i cani abbaiano significa che i padroni stanno a portare a mangiare.